Un altro grandissimo ospite per lo sport di Anta, l'amico Massimiliano Fanesi, che dopo aver girovagato l'Italia per quanto riguarda la sua carriera da calciatore, adesso ricopre un ruolo importante come direttore sportivo della Fermana. Buongiorno Massimo. Buongiorno a tutti. Ecco, diciamo che la presentazione è stata modesta, però tu sei un ragazzo modesto e hai sempre fatto le cose dimostrando il tuo valore, diciamo, con i fatti sul campo. Sei reduce da questa vittoria, ieri questa amichevole con l'Aquila, con il tuo amico e collega allenatore Guido Di Fabio. Raccontaci un po' tutto e come è nata questa, diciamo, questo cambio. Lo scorso anno hai collaborato con la Samb, quest'anno un'altra piazza dove il calcio si è sempre fatto a certi livelli. Sì, è nata dal fatto che ci sono stati dei cambiamenti a livello societario, quindi hanno deciso di puntare su di me, però allo stesso tempo mi avvalgo della collaborazione di Fabio Massimo Conti, che mi dà una grossa mano anche sul mercato. E niente, l'anno scorso ho fatto un'esperienza, ma ricoprivo un ruolo che non sentivo mio, quindi appena è arrivata questa proposta ho accettato subito. Ascoltami, per quanto riguarda il calcio giocato, sappiamo che la Fermana, tramite te, lo stesso direttore Conti e anche lo stesso Di Fabio, avete cambiato insomma un bel po' per quello che era la Fermana dello scorso anno. Sì, praticamente abbiamo cambiato quasi tutti i giocatori, ma non perché li volevamo cambiare, perché sia dal punto di vista economico che da quello tecnico non riuscivamo a trovare giocatori adatti a noi. Abbiamo riconfermato 3 giocatori solo, 2,94, Savut, il portiere, e Marini, l'esterno sinistro, e Misin, un 88 e un centrale di centrocampo. E perché ritenevamo che le caratteristiche di questi giocatori potevano fare a caso nostro. Poi abbiamo scelto altri giocatori che secondo noi possono adattarsi ai 2 moduli che mister Di Fabio vorrebbe attuare durante il campionato. E poi non è un luogo comune, ma dico che abbiamo scelto, oltre che i giocatori, anche delle persone per bene, degli uomini che sicuramente ci daranno qualcosa anche fuori del campo. Ecco, la Fermana, come sappiamo, prima era un po' gestita da persone non di fermo, però ecco, diciamo che è ritornata un po' questa valenza dell'imprenditoria locale, quindi è ritornato un po' questo amore verso questa società, che giustamente non dimentichiamoci che ha fatto anche la Serie B nell'era Battaglioni. Ecco, questa cosa come la sta vivendo la piazza, diciamo, questo rimettersi in discussione? Ma dall'anno scorso è tornato un certo entusiasmo, anche se poi 2 anni fa, quando c'ero io in Eccellenza, vincemmo la Coppa Italia, quindi fummo promossi in Serie D, quindi già lì un po' di entusiasmo era rinato. Poi con l'avvento di Vecchiola e dello stesso Giorgio Fabiani questo entusiasmo sicuramente si è moltiplicato, e l'anno scorso è stato fatto un campionato, forse mi permetto di dire, al di sotto delle aspettative, visto i giocatori che erano stati presi. Quest'anno affrontiamo il campionato con dei costi ridotti, però con lo stesso entusiasmo che ci deve accompagnare confronto all'anno scorso. Ecco, adesso entriamo nel dettaglio. Massimiliano, raccontaci di questa vittoria ottenuta ieri sera sull'Aquila, poi parleremo anche di quelli che saranno i prossimi impegni preparatori al campionato. Allora, presupposto importante per quello che penso io, che il calcio estivo a me non interessa. Ovvio che brutte figure non piace farle a nessuno, certo, che certo. Vincere fa sempre piacere. Però noi abbiamo affrontato 2 partite, una col Carpi, una con l'Aquila, e la prima l'abbiamo persa 1-0 alla fine del primo tempo su un calcio piazzato, e forse era la situazione dove potevamo subire di più, perché avendo noi degli under e loro no, la fisicità nei calci piazzati si è fatta sentire. Certamente. E sono state 2 partite che ovviamente il pallino del gioco lo hanno tenuto le altre 2 squadre, quindi una di Lega Pro e una di Serie B, però noi abbiamo tenuto molto bene il campo. E anche se erano dei campi pesanti dovuto alle piogge, abbiamo tenuto molto bene il campo sia in difesa che a centrocampo. Ovvio che davanti ci hanno concesso poco, anche se ieri ci siamo comportati molto bene, siamo andati in vantaggio sul rigore preso da Pedalino e realizzato dallo stesso. Poi abbiamo raddoppiato il secondo tempo con Braciotti su un errore difensivo dell'Aquila, e loro hanno accorciato le distanze sempre su calcio di rigore. No, la cosa, al di là del risultato, la partita mi è servita per vedere alcune cose che già comunque avevo in mente, e comunque abbiamo tenuto in tutte e 2 le partite bene il campo, e questa è la cosa che più mi incoraggia, sia a me che al mister che a tutto lo staff dirigenziale. Esattamente. Ecco, adesso, visto che tu hai
già programmato insieme a Conti, al tecnico, quelli che sono i prossimi impegni, giustamente, è per arrivare, diciamo, quasi al top per l'inizio del campionato. Dopo queste due amichevoli, quali sono gli altri programmi? Allora, adesso noi stamattina siamo partiti per la seconda parte del ritiro, cioè noi plurale maiestatis, la squadra è partita per il ritiro di Sefro, una località che è molto, molto tranquilla, un hotel alla mano, gente del posto che comunque è molto disponibile. E quindi, giusta. Giusta, esatto. Quindi penso che sia la situazione adatta per formare e per cementare ancora di più il gruppo. E il 31 affronteremo una rappresentativa locale, poi il 3 agosto affronteremo a Fermo la Torres e il 7 a Fermo sempre il Pescara. Poi siamo in attesa di una risposta da un'altra formazione di Serie B per organizzare un ulteriore amichevole. Ecco, l'ultima domanda, poi vi lascio. I propositi societari della piazza sono quelli per fare un campionato tranquillo, poi strada facendo, come sempre succede, si vede da farsi, oppure puntate proprio a degli obiettivi? No, noi vogliamo fare un campionato tranquillo. La società ci ha chiesto di mantenere la categoria e noi faremo di tutto per fare questo. Quindi non dobbiamo fare voli pindarici, anche perché quest'anno il campionato penso che sia più duro degli altri anni, certo, proprio perché manca un girone che è quello della C2 e poi anche perché le squadre si sono rinforzate. Poi ovviamente molto dipenderà dai gironi che si andranno a formare. Ecco, giustamente hai quasi preparato la domanda che ti voglio fare. Il fatto di questa seconda divisione che non esiste più ha arricchito un po' il CND a tuo avviso? Io penso di sì. Sì, no, indubbiamente. Noi abbiamo preso un paio di giocatori che fino all'anno scorso giocavano in C e quindi sono venuti con buoni propositi e tanto entusiasmo a Fermo, ma non solo noi, anche altre squadre. E addirittura il Rimini ha rinunciato a fare la domanda di ripescaggio per poter fare il girone interregionale di Serie D per vincerlo direttamente sul campo e sta facendo uno squadrone, basta fare due nomi, Cacioli e Ricchiuti, quindi sicuramente sarà... Esatto, quindi io spero ovviamente che non ci mettano con le romagnole a questo punto, però anche qui nell'ambito marchigiano la concorrenza è grande, partendo dalla Samb che è una delle favorite perché il mercato che sta facendo è sicuramente di prim'ordine, quindi la Samb sicuramente lotterà per vincere il campionato, ma poi c'è il Matelica, la stessa Maceratese, e anche il Fano ha fatto una più che discreta squadra e poi io non da ultimo metterei la Recanatese che ha fatto la squadra nel giro di 10 giorni, già aveva fatto la squadra, quindi questo è molto, molto importante. Poi è logico che c'è il Campobasso, se ci metteranno con le Molisane e poi bisogna vedere se ci mettono con le Laziali. Io spero che ci mettano con le Umbre perché forse sono quelle più abbordabili, però poi è sempre il campo quello che è l'ultimo giudice. Grazie Massimiliano, bocca al lupo per il tuo lavoro e bocca al lupo alla Fermana. Crepi il lupo, grazie. Speranza di ritrovarti con i nostri studi in corso d'opera. D'accordo, ringrazio te e tutti e saluto tutti. Grazie Massimiliano.